Peppe Severgnini. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, mentre ero lì dietro le quinte, il direttore di studio, Andrea, mi ha detto: ah, così magari capisco cos'è sto bunga bunga, perché io ancora non l'ho capito. E me lo spiega lui un po' così, di Varese, me lo spiega Severgnini. Cos'è sto bunga bunga? Io stavo pensando, Daria, che 15 giorni fa c'era qua seduto al mio posto Vittorio Felte, ti ricordi? E per caso, il giorno prima, era successo il caos assoluto sulla faccenda di Fini. E tu l'avevi qua di fronte, non era una cosa che non potevi averlo invitato in quel momento. Come no? Beh, io chiamo chiunque. No, lui no, secondo me lui doveva già venire. Dovevo venire, noi siamo messi d'accordo, no, e qui non mi puoi sbagliare. Ti ho telefonato 3 ore fa. Non è vero, non dobbiamo dirlo a tutte le donne. Non è assolutamente vero, non credete mai a questa donna. O meglio, non credetele quando dice queste cose. Allora, mi ha invitato tempo fa. Sapeva che scrivevo il libro, sono contento, è vero, è la prima volta che ne parlo in televisione. E cosa succede? Allora, succede che succede bunga bunga. Allora, tu, Daria, se il tuo programma si occupa di meteoriti, devi informarmi prima, perché vuol dire che succede qualche cosa. Allora, questa è la prima cosa che ti volevo dire. Cos'è il bunga bunga? Allora, no, perché ormai nel giro di 48 ore è diventato scontato, ma in realtà non... No, non è scontato per niente. Andrea, che non ha avuto tempo di leggere a fondo i giornali, non sa cosa sia. Mettiamola così, io penso che la vicenda si sa, si conosce perché l'avete sentita tutti. Si tratta di una ragazzina minorenne che è nata in novembre del 1992, quindi non ha ancora 18 anni, che ha partecipato ad alcune feste ad Arcore, questo è un fatto appurato, che poi è stata arrestata, è arrivata una telefonata dalla Presidenza del Consiglio, non si sa bene se poi ne ha parlato Berlusconi o no, ma comunque alla questura la ragazza è stata rilasciata, e questa è un'altra cosa, e come oggi scrive il mio collega Ferrarello sul Corriere, la ragazza certamente ha ricevuto dei soldi che non avrebbe avuto, queste sono le cose sicure, poi ci sono tutte... Le supposizioni. Allora, il bunga bunga è il nome di questa divertente, devo dire, perché insomma di questa cosa un po' meno divertente, che è, diciamo la verità, un uomo anziano che evidentemente si diverte in questo modo, e oggi l'ha detto in maniera molto chiara, ha detto: questo è il mio stile di vita, io ho una vita dura, io amo le donne, mi diverto in questo modo. Ecco, Daria, questa è una risposta seria, io sapevo che la prima domanda sarebbe stata questa, non me l'ero preparata, ma ci pensavo proprio adesso. Primo, io, scusami, non vorrei sembrarti moralista, che è l'accusa che arriva dagli immorali. Gli immorali, quando non sanno cosa fare, chiamano uno moralista, è la grande passione. Ma io non vorrei invecchiare così, si può dire in televisione? Secondo... Io penso che un uomo che ha dimostrato capacità notevolissime, prima come imprenditore e poi come, ed è il mio libro, La pancia degli italiani, vuol dire è l'uomo che ha avuto per da 17 anni l'orecchio sempre sulla pancia degli italiani, quella pancia che anche se metteva suoni disperati la sinistra non è più capace di ascoltare, lui ogni gorgoglio lo sente. Ecco, è stato il nostro complice, è quello che per anni ci ha detto... La sinistra ci diceva cosa dovevamo fare, lui ci perdonava per quello che avevamo fatto, che quindi ti immagini, materia personale, amici, donne, materia fiscale, insomma gli esempi sono molti, nel libro ne cito parecchi. Ecco, il punto è questo, il grande successo che ha avuto come nostro complice deve stare attento, secondo me, Silvio Berlusconi, perché esiste una linea sottile tra la complicità e il disgusto, e lui deve stare molto attento a non superarla. Ma io invece ho pensato, leggendo il tuo libro che analizza questo grande successo di Silvio Berlusconi da ormai tanti anni, ho pensato che invece questo l'ultimo episodio, perché così sorridendo adesso lo chiamiamo fattore bunga bunga, tu nel tuo libro lo chiami fattore harem. Fattore harem, ho pensato che invece magari
poteva essere l'apertura, un inizio di campagna elettorale favorevole al Premier, perché tu lo spieghi come un fattore questo dell'amore per le donne, della, ma non c'è dubbio, della perché, disinvoltura, perché, come una cosa positiva. Ma non c'è dubbio. Lui ha già sfiorato, ho detto che la linea è sottile, non credo che l'abbia passata, ma deve stare attento a non passarla, questo è il punto fondamentale. Quando si tratta anche la vicenda di Noemi, Letizia, era un'altra ragazzina molto giovane, è stata la moglie a tirar fuori la storia, dice mio marito frequenta le minorenni, mica l'ho detto io, non l'hai detto tu, l'ha detto sua moglie, insomma. E questa vicenda già è stata rischiosa, si sono moltiplicate, sono però altre... non è uscito in realtà benissimo. Io penso questo, che sì, però è come una nave di questa scenografia che prende tanti colpi. Deve stare attento, io non... Tra l'altro lui. La ragazza Ruby sta dicendo le stesse cose che ha detto Noemi, gli voglio un gran bene, mi ha fatto del gran bene, una cioè ne parla in maniera filiale, con affetto... più o meno sono le stesse parole che ha detto Noemi, d'accordo, quelle che sta dicendo adesso Ruby. Vedremo, perché le parole si possono anche... Magari c'è qualcuno che ti suggerisce di queste parole o no. Ma vedi, il punto non sei è quello. Sei diventato un pericoloso estremista. Cioè, ti ho lasciato al giornale di Montanelli, l'unico giornalista non di sinistra d'Italia. Rimango un giornalista non di sinistra. Solo in questo paese uno che dice le cose ovvie che sto dicendo io può essere classificato come uno di sinistra. Sto dicendo che... il complice nostro resta ancora il complice. Io sono convinto che l'amore per le donne, la passione... Oggi la sua difesa è stata molto abile, secondo me, e lui ha detto... Perché io ho pensato che avesse letto il tuo libro, seriamente parlo. È possibile. Il fattore Harem non l'ha danneggiato. Quando io dico... c'è un'umanità anche in alcuni suoi comportamenti. Quelle ragazze che andavano a Palazzo Grazioli, Daria gli faceva vedere i filmini di lui con Bush che andavano in giro. Cioè uno che... prende delle ragazze e le mette a vedere i filmini. È una... non so se è un'insicurezza, ma è umano. È quello che la gente fa vedere i filmini delle vacanze, lui va a Camp David e fa vedere quelli di Camp David. Insomma, uno... Quando nel libro ne parlo, quando davanti, di fianco al presidente albanese... o il primo ministro, comunque era Berisha, credo, il quale disse basta, non vogliamo più tragedie nel canale d'Otranto, e il nostro presidente del Consiglio ha fatto una battuta, era chiaro che una battuta, dice beh, non basta immigrazione, clandestini e così via, e lui risponde beh, potremmo fare un'eccezione per le belle ragazze. Questa è una frase che può passare solo in Italia, perché se ci pensi è molto grave, ma io ho capito, lui non aveva naturalmente intenzione di sminuire il fenomeno. Alle prostitute albanesi. No, però in quel modo, di nuovo, è fondamentale per capire come si muove la pancia degli italiani. Lui con quella frase ha assolto milioni di maschi italiani che passando di notte su una statale vedendo una grande bella ragazza giovanissima in minigonna bionda dell'est sono sempre in bilico fra tentazione e pena. E lui con quella frase li ha assolti. Visto, è per quello che funziona. Visto che non hai spiegato tu cos'è il Bunga Bunga, lo faccio spiegare a Elio. È un filmato che oggi hanno guardato tutti su YouTube e ieri da Serena Dandini, e adesso però Andrea lo deve vedere anche lui. Vai. Africa, bunga bunga con Lele, bunga bunga con Fede, se non stai attento vai in galera, per Coppa dell'Africa. Ci vediamo tra poco con Beppe Severnini, la pancia degli italiani. Berlusconi spiegata ai posteri, a tra poco. Africa, bunga bunga con Lele, bunga bunga con Lele. Bentornati, siamo con Beppe Severnini. La pancia degli italiani, Berlusconi spiegato ai posteri. L'avevi visto questo
filmato? No, devo dire, la faccenda forse è un po' meno giocosa. Lui è bravissimo ed è geniale. Il problema sai qual è? È che zitti zitti, piano piano, mano a mano, a umma umma, bunga bunga, il paese scende. Però tu nel libro dici che uno dei fattori che piacciono di Berlusconi è anche questa sua gioia di vivere, il fattore harem. Ma non c'è dubbio. E perché il bunga bunga non dovrebbe aiutarlo e non dovrebbe... Allora, Daria, tu mi hai chiesto di commentare una vicenda che naturalmente il libro è uscito da due giorni, ma questo è successo da meno, quindi nel libro non c'è. Però cerco di spiegare, Berlusconi non è un libro pieno di giudizi, è un libro pieno di fatti e di interpretazione. A me interessa spiegare Berlusconi agli italiani contemporanei, è una perdita di tempo. Ognuno di noi e ognuno di voi ha un'idea cullata in anni di idiosincrasia se non lo ama o di indulgenza se lo ama. Non c'è, però è una perdita di tempo. Io voglio spiegarlo. Quando dico ai posti, non è che mi illudo che i ragazzi vorranno sapere cosa è successo in Italia negli anni 90 e negli anni 2000. Guarda Daria, tra poche ore mio figlio Antonio compie 18 anni, forse è una coincidenza che ho fatto questo libro, una coincidenza che sono qui, ma questi ragazzi bisognerà spiegarli. E non è un libro, è un libro che... Il fattore Tina, io dico 10 fattori per cui Berlusconi ha dominato questi anni. Cos'è il fattore Tina? È una, piaceva a Margaret Thatcher, un acronimo, vuol dire there is no alternative, there is no alternative, quindi Tina. Se non c'è è molto debole. Io poi so che avrai qua Matteo Renzi, chiedilo a lui, che è un altro giovanotto che ha visto cosa la sinistra non ha saputo fare in questi anni e lo spazio che ha lasciato all'alternativa. Quindi non è un libro. Però fattore umano, ne abbiamo parlato prima, Daria, il fattore harem, il suo rapporto con le donne, che lui ama sinceramente, il fattore pallio, metà delle lettere che ho ricevuto per questo libro sono su questo punto, dicono, guardi, dite... La gente dica quello che vuole di Berlusconi, ma io, piuttosto che far vincere la sinistra, voto per il demonio. Siccome Berlusconi non è il demonio, anche se nel Milan non c'entra altra roba, la verità è che per gli italiani il fattore palio è il palio di Siena. Vuol dire, tu sei contento se la tua contrada vince, ma sei altrettanto contento, qualcuno dice... più contento se la contrada storicamente rivale perde. Ci sono italiani che pur di non veder vincere la sinistra voterebbero per chiunque. Lui ha offerto un'alleanza stabile, ha tirato dentro tutti e ha offerto finalmente a chi non era di sinistra la possibilità di vincere. Quindi io tento di spiegarlo attraverso 10 fattori che e quasi tutti alla fine parlano alla pancia degli italiani, che non ecco, vuol dire che è una... A questo proposito ti giro la domanda di Ludovico, dal tuo blog. Severnini perché parla di pancia? Se non votavano Berlusconi e sceglievano invece il suo mortadella, gli italiani avevano invece votato il cervello? Allora, per cominciare, il mortadella immagino sia Prodi, certamente non è mio. No, sto solo dicendo quello che ho detto prima, ricordi? Ho detto, la sinistra è anche Prodi. A parte che la sinistra ha il difetto in Italia di dire le cose che non fa e di fare le cose che non dice, che quindi non è una roba simpaticissima, ma in generale la sinistra ha questo atteggiamento. Dovreste fare questo, dovreste pagare le tasse, dovreste comportarvi bene. Di fronte a qualcuno che ti dice, sentite, se alla fine non avete pagato le tasse, non vi siete comportati bene in varie materie, comprese anche quelle sessuali e coniugali, beh sapete... Berlusconi è una soluzione vivente, è la soluzione di questo paese, sta là ed è ogni volta che appare assolve, capisci? È una soluzione ambulante, cammina. E quindi come può non avere successo in un paese come il nostro che è sempre in cerca di assoluzioni? Non dà il buon esempio? È vero, ma tanto la Chiesa questo, pare non importare molto. A parte i suoi difetti, anche folcloristici, anche simpatici, ma qualcosa di buono e qualcosa di negativo in concreto, lo spieghi nel libro, se l'ha fatto, se non l'ha fatto? Certo, o certo. È solo un'analisi di no, costume? No, non è vero. Quando dico che diciamo non ha sofferto di eccesso di concorrenza, traduzione, la sinistra in questi anni ha fatto un autogol, se fosse una partita avrebbe perso 13-0 e 10 era un autogol, ed è chiaro a tutti, è anche vero che alcune cose hanno funzionato.
tenere insieme una coalizione. Gli italiani perdonano tutto al potere, meno le divisioni. Le divisioni e i litigi sono roba nostra. Voi no, voi vi vogliamo lì almeno per un po' di tempo. Andava così con i Medici, va così con Berlusconi, cambia niente. Lui ha saputo offrire... I Medici nel senso di signoria. Signoria dei Medici. Ha saputo offrire questo. Alcune cose che ha fatto il governo hanno funzionato. Certamente io credo che Maroni sia stato e sia un buon ministro dell'interno e abbia fatto con la criminalità organizzata, abbia lavorato bene, ci sono stati successi in questi anni indiscutibili. Ci sono state alcune norme di buon senso che vanno dal divieto di fumo alle modifiche al codice della strada, ci sono state alcune cose buone e nel libro ne parlo anche di queste. Devi prendere però i fattori uno per uno, non dobbiamo farlo adesso, per capire comunque che un po' per mancanza d'alternativa, un po' per cose buone, ma soprattutto perché lui ci somiglia. La frase con cui apro il libro di Giorgio Gaber, ed è l'unica, l'epigrafe del libro, perché tu sai... È una frase molto bella, la posso leggere? Certo. Diceva, ha detto Giorgio Gaber, non ho paura di Berlusconi in sé, ho paura di Berlusconi in me. Questo applauso è per Gaber e se lo merita. Ma è così, perché se ognuno di noi si fa l'esame di coscienza, nel modo in cui cerca una scorciatoia, nel modo in cui guardi una ragazza o un uomo sposato, dipende dal sesso e dagli interessi, nel modo in cui cerchi... Ci sono tante cose. Io una volta intervistando, facevo io l'intervistatore Veltroni, scherzando, ho detto, senta, io ho qua dentro il berluscometro, vuole provarlo? Se da 100... Uno è Berlusconi, cioè l'unico, se lo provi a Berlusconi è lui. Se da zero, ma non esiste, se oltre il 50% lo voti, sotto il 50% non lo voti. Ma io non credo esista un italiano, ma neanche uno, che abbia zero. Perché tu puoi avere il 14%, la signorina là non lo sa, ma almeno il 22%. Io non la conosco, ma credo. Io penso che lui ci somigli. E il libro chiude con una frase che ha detto non tanto tempo fa e dice... Io somiglio agli italiani, gli italiani vorrebbero essere come me. Ma non, perché deve essere una cosa negativa questo fatto che somiglia agli italiani? Non ho detto che sia una cosa negativa. Io dico solo che un leader viene da un inglese to lead, vuol dire condurre. Se doveva seguire i nostri istinti, avallarli e perdonarli costantemente, si chiamava follower, ma quelli sono quelli di Twitter, non vanno a Palazzo Chigi. A proposito di fatti che tu citi nel libro, abbiamo preparato un filmato con alcuni episodi dei quali parli, delle gaffe di Berlusconi. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. L'Italia, quindi... Lei è perfetto. Dobbiamo finire parlando di mafia. Io se trovo però quelli che hanno fatto 9 serie della piovra e quelli che scrivono i libri sulla mafia, che vanno in giro in tutto il mondo a farci fare così bella figura, giuro li strozzo. Simpatico, spontaneo. Ma non c'è dubbio.
Non c'è dubbio. Ci sono la faccia di Fini era stupenda. Era il prologo a quello che sarebbe successo. Questa cosa è successa parecchi anni fa, quella del capo al Parlamento Europeo. E poi la cosa divertente è che, se non sbaglio, la Piovra l'ha fatta Canale 5 e Gomorra l'ha pubblicato Mondadori, quindi sono sue, quindi non si capisce bene con chi ce l'abbia in quel momento lì, ma fa niente. Però vedi, no, ma hai ragione, che non è simpatico, censura, è simpatico. Quando ha fatto queste cose, io sono convinto che veramente, lui ha detto che stava telefonando in Turchia e parlando con Erdogan a proposito di una cosa. Non con Fede, no, Emilio. Credo parlasse, ci credo. Credo che quando ha fatto quella battuta con la regina, lui l'ha detto, dice: io ho fatto tante convention aziendali, so trovare il momento divertente in mezzo alle cose. Quando qui ma non la regina, c'era... la regina cosa aveva detto? Perché la regina ha detto qualcosa tipo why does he have to shout? Ma perché deve urlare? Una roba così. Che è il modo regale, ci sarebbe una traduzione di questo regalese, no, ma non la facciamo. Anche la regina un po'. Però Daria, c'era una domanda e rispondo. Scusa, tu tra la regina e Berlusconi, cioè tu sei di Crema, giusto? Cioè tra la regina che dice perché deve urlare, Berlusconi che dice mister Obama! Guarda, l'unica cosa che mi avvicina... Allora, siamo lombardi tutti e due, io Berlusconi, quindi capisco. La regina mi avvicina soltanto al colore dei capelli, il resto assomiglia più a Berlusconi. Però, Daria, vedi... È simpatico. Io in America, quando lui ha tirato fuori la storia di Obama abbronzato, era a Washington, e ve la ricordate? E l'ho difeso, ho detto, guardate, che è battuta infelicissima, perché devi sapere la sensibilità degli americani su questo tema. Però che Berlusconi sia razzista è inconcepibile, come dimostrano alcune amicizie femminili, peraltro. È inconcepibile. Però vedi, c'è un punto fondamentale. Tu non puoi ignorare che questi atteggiamenti, se sei un uomo di mondo, è l'unico capo di governo dell'Unione Europea nato prima della Seconda Guerra Mondiale, è lo statista più anziano, tu non puoi sapere che queste cose mettono in imbarazzo il tuo paese e i tuoi connazionali nel mondo, quindi non farle. Le fai perché diventi popolare in patria? Fa niente, ma non puoi... Non è, tutto non è popolarità, tutto non è voti, tutto non è il sondaggio del giorno dopo. Tu alla fine devi rispondere del tuo paese, devi pensare alla faccia di quelli che entreranno nella scuola, nel laboratorio, nella fabbrica, a Düsseldorf, in America, in Svizzera, e si sentono pigliare in giro. Ecco perché io rido, ma perché poi penso... Perché questo accade? È certo che accade, perché l'immagine dell'Italia del mondo, mi dispiace dirlo, ma è così, è stata, non è stata aiutata, perché lui avalla e certifica tutti i pregiudizi su di noi. Io so, però, che lui molte delle cose le fa, simpatico, fa ridere, però ci sono cose fuori casa che non devi fare. A casa fai tutto quello che vuoi, stai in pantofole, in pigiama e balla sul davanzale, fuori ti vesti in blu. No. Però tante persone, cioè la maggioranza... degli italiani non è che viaggiano per il mondo, hanno investimenti all'estero, cioè perché dovrebbe convenire a un italiano medio importarsene di quello che perché, dicono di noi all'estero? Beh, innanzitutto perché viviamo nel mondo e che le conseguenze della nostra reputazione ci inseguono, e io credo, ma non è certo solo colpa di Berlusconi, il vero problema per cui non riceviamo ormai pochi investimenti dall'estero è la lentezza della nostra giustizia, è la complessità delle nostre procedure, è posti d'Italia dove ti chiedono prima il pizzo poi ti dico un buongiorno, questi sono i problemi veri, ma anche l'idea di un paese che si eccita e si entusiasma, il bunga bunga d'aria fa ridere, diciamo la verità, però io penso che un tedesco di vedere la Merkel che balla al bunga bunga non sarebbe contento, anche se devo ammettere che sarebbe uno spettacolo indimenticabile. Non sei il primo ospite che ha portato un iPad su questa scrivania, perché ti ha preceduto Morgan. Posso sapere perché? Sì, allora, Morgan portato... l'ho visto, era molto più indisciplinato di me e suonava. E quindi io non suonerò e cercherò di essere più disciplinato di lui, ma non è difficile questo aspetto. Allora, vediamo un attimo. L'ho portato per un motivo molto semplice, che questo libro... E ne sono molto orgoglioso, è uscita un'applicazione iPad, traduzione, questo libro è anche su iPad, ma non è la copia su uno schermo di quel libro, hai la possibilità di vedere, di ascoltare, di guardare le immagini ferme, di vedere le immagini testuali, è un'esperienza diversa. Faccio un esempio diversa. Che sennò esatto. Non capiamo. No, dai. Hai capito benissimo e hanno capito anche a casa, però hai ragione, ma mica tutti hanno l'iPad, caro Severmiani. Allora, vuoi sapere la verità? Vai. La prossima volta che l'applaudite che mi prende in giro mi alzo.
No, me la sono meritata. Allora, innanzitutto, se vuoi saperla tutta, questa non è mia in prestito. Sì, è infatti, mio, è non mio, posso infatti. Guardare la posta perché è della persona che me l'ha prestata. Però, sì. Però l'iPad è una cosa bellissima che uso per adesso scroccandolo qua e là, per essere proprio sincero. Vai. Però, allora, l'applicazione di iPad qual è? Questa c'è la mia faccina, il mio autoritratto l'ho fatto io, parte. Questa è la copertina del libro, lo stesso che hai di fronte tu, vedi qua. E poi c'è l'indice, vedi l'indice è questo qua. Qui ci sono tutti i capitoli, so che tu non lo vedi. Eh? No, lo sto vedendo. Ah, lo vedi sullo schermo. Prendiamo il fattore divino di cui non abbiamo parlato, perché infatti c'è un voto cattolico che comunque, nonostante queste vicende recenti, lo favorisce. E il capitolo parla di quello. Allora, il fattore divino, e qua si apre, e questo testo che stai vedendo è lo stesso del libro, però si apre con una frase di Silvio Berlusconi, che è... Io. E tu cosa succede? Se hai in mano l'iPad la puoi vedere, io adesso sono stato un po' lento perché parlavo, però in sostanza puoi vedere quello che è stato detto. Adesso qui la non carica benissimo, però sta caricando il filmato, che adesso vediamo, e eccolo qua. Cosa dice? E dice: abbiamo introdotto un'altra novità nella politica italiana e si chiama moralità. Che mi sembra perfetto. E il libro... Perché parli dei funerali, no, di Raimondo finisco Vianello? Un attimo sull'iPad. A proposito di fattore divino, scusa. A proposito del fattore divino, citi i funerali di Raimondo Vianello, perché si è comunicato Berlusconi? Sì. È una delle cose di cui parla, ma non è certo il motivo per cui parte dei cattolici votano per lui. Ci sono molti, sono complessi e forse è un po' complicato parlarne. Ma l'hai citato adesso. Perché i divorziati non dovrebbero comunicarsi, invece lui l'ha fatto. Ma in questo modo se vogliamo, un divorziato che vuole andare in chiesa e soffre come il fatto che non si affronti bene questa questione e vuole comunicarsi in chiesa, vede questo fatto di Berlusconi come un aiuto e certamente è un piccolo esempio, non è il principale. Quindi un'altra soluzione. Il principale è che ai vertici della Chiesa, io sono cattolico, mi dispiace dirlo, ma va detto, considera il buon esempio totalmente irrilevante e sostiene che una legislazione favorevole è la cosa che conta. Legittimo. Io so anche che nelle 26.000 parrocchie d'Italia ci sono tante persone, tanti sacerdoti che invece ritengono che il buon esempio conti e che questa chiesa che scalda il cuore ha il cuore un po' chiuso in questo periodo e si trova in grande difficoltà. E cos'è il fattore Hoover? Il fattore aspirapolvere? Cosa vuol dire? Allora, il fattore Hoover, la Hoover è la marca d'aspirapolvere per antonomasia, fondata 100 anni fa in America. In America passare l'aspirapolvere si dice to Hoover. Erano i più bravi venditori di tutti, erano diabolici. Tra l'altro hanno inventato un sistema di vendita porta a porta, che se vogliamo era perfetto per adattarlo a Berlusconi. Il porta a porta si è spostato, però... Stavo a vedere, ci hanno messo un po', ma ci siete arrivati. No, scherzi a parte. No, scherzi a parte, Daria. Allora, lui è bravissimo, è il miglior venditore di prodotto politico d'Italia. Questa non è una critica, questo è un complimento. Io ho preso i 12 consigli che si trovano su internet, i 12 consigli per essere un grandissimo venditore. Vai su internet, fai how to sell a product, cioè come vendere un prodotto. Lui è perfetto, fa tutto giusto, lui parla chiaro. La secondaria implicita è stato il marchio della sinistra per anni. Anche oggi ho sentito D'Alema che diceva: è vergognoso, c'è un momento, se non ora, quando chiedo al... Mi dispiace, non arrivo D'Alema, però non ci siamo. Cioè, se così la gente non si convince. Lui vende molto bene il prodotto, Berlusconi, parla chiaro. Usa anche delle parole piacevolmente retro. La parola facinerosi, per esempio, la usa solo lui. E mia nonna. Era dai tempi... obsoleto, eccetera. Quindi, sono termini cari che fanno piacere. Che fanno piacere a una certa intimità, generazione. Fanno famiglia. Magari tradizione. Non sa bene cos'è Google e dice Gogol, che è uno scrittore russo, ma questi sono dei dettagli. Ma anche quello fa tenerezza, perché anche mio zio settantenne direbbe forse Gogol, no?
È così grave dire Gogol invece di Google? Allora, diciamo che se tuo zio volesse governare il paese, e io non ho nulla in contrario, anzi parliamogliene, io gli chiederei di informarsi, perché internet è uno dei motori di questo paese. Tra l'altro, se non rinnovassero il decreto Pisano, avessimo il wifi libero, sarebbe meglio per tutti, chiusa parentesi. E... un grande applauso al wifi libero! No, ma sul serio... questo paese ha bisogno di motore. Beppe Severgnini, dobbiamo chiudere e non so, un consiglio per chi voglia conquistare questi potenziali elettori, non lo possiamo dare perché fa già tutto Berlusconi molto bene, come vogliamo chiudere? C'è qualcuno alla posizione che secondo te è capace di parlare a questa pancia, non so, Di Pietro, Vendola, Beppe Grillo? Vendola è in gamba, io sono convinto però che sia che Berlusconi l'ha già indicato come il migliore degli avversari, perché lui è bravissimo a scegliersi gli avversari da sconfiggere, bravissimo. Li Berlusconi. Ha pescati uno per uno, non c'è dubbio. Bertinotti, che la parola comunismo, proprio il marchio di un'ideologia fallita, era perfetto, infatti, lui. Un altro che urla e inveisce, Di Pietro, perfetto pure lui. E Vendola, bravo, però ha tutte le caratteristiche per perdere perdere con quegli italiani che sentono con la pancia. Sai come finisce questa storia? Io mi auguro che finisca per via politica e non per via giudiziaria in altro modo, perché sarebbe un guaio. Io penso che un giorno apparirà qualcuno in questo paese, ovviamente sarà più giovane, ma non è neanche quella, ma sarà molto più giovane, non la mia generazione, perché la mia generazione ha perso, tutti i peggiori gaglioffi sono nati negli anni 50 ultimamente, quindi silenzio, stiamo buoni, passiamo agli altri, toccherà a loro, arriverà qualcuno che senza la bava alla bocca proporrà a questo paese un sogno praticabile, sorridendo, dicendo così vogliamo essere gente nel 2020, e improvvisamente Silvio Berlusconi sembrerà un simpatico pezzo da museo e la pancia degli italiani lo capisce al volo, così. Devo chiudere tassativamente, Beppe Severgnini, la pancia degli italiani. Grazie. Grazie Dario. Grazie.